Inaugurata questa mattina a Sesta Godano in Val di Vara la nuova piazza Marconi, completamente pedonalizzata e dotata di una bella fontana. Questa piazza fino a qualche mese fa era un semplice parcheggio e con questo progetto l'amministrazione comunale l'ha voluta così restituire alla cittadinanza. Si tratta di un progetto realizzato grazie a un bando, il cosiddetto 6.000 campanili, e questo progetto è stato il primo ad essere realizzato in tutta Italia. Sindaco, una doppia soddisfazione, quella di aver restituito questa piazza, Piazza Marconi, alla sua cittadina, ma anche la soddisfazione di averla inaugurata tra i primi in Italia per quel che riguarda questo bando. Sì, esatto, ricordiamo che questa riqualificazione è stata possibile grazie al programma 6.000 campanili, in cui il comune di Sesto Godano, che è arrivato primo in Liguria, 21esimo in Italia, ha avuto appunto questo contributo di 1 milione di euro. Siamo stati bravi, siamo stati veloci, abbiamo restituito questo spazio a tutta la cittadinanza e sì, siamo tra i primi, se non il primo comune d'Italia. Ieri sera una, diciamo così, inaugurazione ufficiosa con un comico famoso a livello nazionale, Pucci. Ma questa piazza diventerà proprio un luogo di incontro, di manifestazioni e di scambio di idee. Sì, esattamente. Innanzitutto ieri sera bisogna ringraziare l'Avis che ha fatto questa manifestazione, piazza gremita, veramente un colpo d'occhio fantastico. Sì, ecco, il motivo perché abbiamo tolto il parcheggio che da tanti anni era presente qui in questo luogo è proprio questo, avere un luogo di aggregazione per la cittadinanza. Oggi una grande festa, c'erano tante personalità, anche nuovi sindaci della Val di Vara, tutti insomma in questa piazza al bando le polemiche oggi. Sì, dai, lasciamo stare le polemiche, sono contentissimo, devo ringraziare veramente il vice ministro, il senatore, l'europarlamentare, tutti i sindaci della Val di Vara che veramente hanno dimostrato che dobbiamo essere uniti perché per il bene della Val di Vara. Vice Ministro, oggi l'inaugurazione di questa piazza in un piccolo comune, lei viene, lo ha ricordato anche nel suo discorso, in un piccolo comune e ha sottolineato poi l'importanza dell'essere comunità. Beh, qui sono stati bravi due volte, la prima perché hanno vinto su una marea di progetti, la seconda volta perché hanno finito i lavori non dentro un tempo massimo, ma li hanno finiti prima del previsto, quindi complimenti al sindaco e all'amministrazione comunale. Sono anche le buone amministrazioni, insomma. Assolutamente sì, noi dalle volte siamo eccessivamente tafazziani verso di noi, ricordiamo il molto male anche quando è un minor male e ricordiamo troppo poco le cose buone che facciamo, questa è una cosa buona.